Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Prima di celebrare la liturgia del venerdì della terza settimana di Quaresima, facciamo la Via Crucis, un momento di grande devozione, molto sentita dal popolo di Dio. Uniremo tutte le nostre sofferenze alle sofferenze del Cristo che va verso il Calvario, verso la croce. E vogliamo chiedere al Signore la guarigione di tutti gli ammalati, il sostegno a tutte le famiglie, la forza di superare questo momento difficile. Un grazie particolare all'associazione AEMI, produzione video, che ci permette di trasmettere in diretta sia la Messa che la Via Crucis. In questa Via Crucis ci stringiamo ben spiritualmente a tutti coloro che sperimentano la fragilità e il tormento per l'epidemia del coronavirus. Non vogliamo dimenticare nessuno. Oh Padre, aiutaci a comprendere il mistero di amore che è racchiuso nella croce del tuo Figlio Gesù, l'amato e ucciso, il vivente che si è sacrificato per noi. Mentre siamo smarriti per il dolore di tanti fratelli, per il calvario dei medici e degli infermieri, per il disagio di tante famiglie, noi guardiamo al tuo mistero di dolore e di amore. E mentre portiamo la nostra croce, preghiamo per chi la sta portando ancora più pesante. Pensiamo ai malati contagiati dal Covid-19 che sono in agonia senza poter essere assistiti dai loro familiari. Pensiamo all'inquietudine dei malati terminali e invochiamo su tutti lo Spirito Santo, sia Lui a dare conforto a tutti. Ho ceduto alle pressioni di una folla manipolata.
per evitare le malelingue che mi avrebbero subito denunziato, sono divenuto complice di un delitto. Mia moglie mi aveva avvisato di un brutto sogno, di stare alla larga e di non sporcarmi le mani. Però non essere troppo severo con me. Tu non scendi mai a mediazioni con la tua coscienza. Non ti accorgi come anche tu un po' alla volta ti adegui alle mode e al pensiero dominante. Per paura ti allinei a chi fa la voce grossa. Per meschinità ti accompagna a chi fomenta pregiudizi e dà addosso a chi è già prostrato a terra. Preghiera. Per quando abbiamo pensato che il dolore e la sofferenza degli altri non era affare nostro, perdonaci, Signore. Per quando preferiamo i nostri interessi e restiamo indifferenti di fronte ai malati, ai poveri e ai sofferenti, perdonaci, Signore. Per quando assecondiamo giudizi superficiali, tacciamo di fronte alle falsità, scendiamo i nostri comodi senza pensare ai più vulnerabili. Perdonaci, Signore. Improvvisamente, come italiani, ci sentiamo respinti dagli altri popoli, per quando non abbiamo capito l'umiliazione di chi era discriminato e guardato con sospetto. Perdonaci, Signore. Signore Gesù, abbiamo paura della verità. Essa ci compromette, ci obbliga a prendere posizioni scomode. Con l'aiuto dello Spirito chiediamo di essere fedeli alla nostra coscienza, di ben formarla allenandoci alle virtù e nell'ascolto della parola, per essere profeti nella carità, attenti a chi è più debole. In questo momento di prova per l'Italia intera, donaci di essere cittadini responsabili. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono un soldato ed eseguo gli ordini. La vita è fatta di obbedienze. Abbiamo semplicemente obbedito e lo abbiamo caricato della croce. Però protestiamo la nostra innocenza. Non avevamo capito cosa stava succedendo. Prima tutti gli correvano dietro e poi tutti a gridargli contro, fino a preferire la liberazione di un mascalzone, Barabba. Non pensare di essere migliore di me. Non sei forse complice di questo sistema che sfrutta i paesi del terzo mondo? E tutto questo gioco d'azzardo, macchinette, gratta e vinci, che affossa i più deboli? Ti sei forse ribellato a tutto questo? Sei stato subito attento alle disposizioni per evitare il contagio? O sei stato superficiale come tanti? Donaci il coraggio di schierarci per un mondo più giusto attraverso i nostri comportamenti quotidiani. Sei tu la nostra forza, Signore. Donaci il coraggio di testimoniare l'attenzione a chi è debole, anziano, svantaggiato, disoccupato e di pretendere adeguate politiche. Sei tu la nostra forza, Signore. Donaci il coraggio di essere coerenti anche quando siamo in minoranza. Sei tu la nostra forza, Signore. Signore Gesù,
Non ci rassegniamo a restare sudditi delle ideologie che schiacciano i poveri e i popoli. Non cediamo alla logica dello scontro infinito. Donaci di scegliere stili di vita che siano attenti alle persone fragili e deboli e alla tutela dell'ambiente, che è la nostra casa comune. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce è redento il mondo. Sono un miracolato, uno di quelli che Gesù ha rialzato dalla polvere. Lui ha sanato lebbrosi, ciechi, paralitici. Io sono uno di loro. Mi ha dato una nuova vita, si è chinato su di me. Non ero migliore degli altri. Io però ho sperimentato l'assoluta gratuità del suo amore. Mi ha anche detto che la vera febbre, la vera malattia, la vera paralisi, il virus più contagioso e malefico è il peccato. Non peccare più, mi ha detto. Ora lo vedo lì, caduto a terra. Lui così potente da vincere ogni sorta di male, ora è schiacciato. Unisciti a me, manteniamo viva la sua memoria. Io e te, noi tutti siamo i perdonati, gli amati, i salvati. Mentre lo contempliamo schiacciato dal peso della croce, comprendiamo il suo amore, non per condannare, ma per salvare. Perché anche se umiliato, hai continuato ad amarci. Ti ringraziamo, Signore, perché ancora prima del nostro pentimento tu ci hai perdonati. Ti ringraziamo, Signore, perché continuamente ti prendi cura di noi. Ti ringraziamo, Signore. Signore Gesù, per la tua misericordia, guariscimi dalla lebbra del peccato. Risana i miei occhi, perché contemplino le tue meraviglie. Ridona vigore al mio cammino dietro di te. Risana il mio cuore, perché possa amare i fratelli come li ami tu. E ora, dona ristoro e sostegno a chi è in ospedale, in isolamento, in terapia intensiva. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. Gesù incontra Maria, sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce è redento il mondo. Sono Maria, la madre di Gesù. L'ho spiato tante volte, questo figlio annunziato dall'angelo. In sé avevo un segreto, concepito per opera dello Spirito Santo. Lo guardavo con stupore, lo accompagnavo nei suoi passi con apprensione, e lui docile a lavorare, nascosto nella bottega di falegname. Poi è partito. Ogni figlio deve partire e lasciare i suoi. Ma Gesù è partito per una missione di misericordia che invece va portato a caricarsi della croce. Come ogni madre che vede soffrire il proprio figlio, sono sconvolta. Unitevi al mio pianto, unitevi al mio dolore. A tutti i genitori che con dedizione accompagnano la crescita dei figli, che vivono l'inquietudine di questi giorni. Lo
dona la tua grazia, Signore. A tutti i genitori che piangono per la morte di un loro figlio, dona il tuo conforto, Signore. A tutti i genitori che faticano a comprendere le scelte dei loro figli, dona la tua grazia, Signore. Signore Gesù, sostieni le responsabilità educative dei genitori. Come Maria, sappiano restare accanto, ma anche promuovere il cammino autonomo dei figli, perché ciascuno sia aiutato a trovare la propria strada originale di risposta all'amore di Dio. Dono una grazia speciale ai genitori che hanno figli malati. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Sono un lavoratore africano di Cirene, una regione della Libia, una regione in guerra. Sono uno straniero, un immigrato. Mi hanno preso dopo una giornata di duro lavoro. Io l'ho aiutato a portare la croce. Per i lavori sporchi si prendono i più poveracci. È sempre stato così. Ma poi mi ha fatto compassione. Lo insultavano, lo deridevano, lo percotevano. E un po' di quegli insulti sono caduti anche su di me. Mi ritrovo a pensarci, che strano effetto porta la croce insieme a Gesù. Per i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari, le forze di polizia, aiutami, Signore, a portare la croce insieme a te. Per i governanti, chiamati a gravi responsabilità, per il bene di tutto il Paese, aiutami, Signore, a portare la croce insieme a te. Per i giovani, chiamati a scelte di vita impegnative nel servizio ai fratelli, agli svantaggiati e alla Chiesa, aiutami, Signore, a portare la croce insieme a te. Signore Gesù, aiutaci a portare la nostra croce e a sostenere chi cade nel portare la propria. Cresca in noi il desiderio della condivisione e della solidarietà. Benedici e alimenta i desideri dei giovani, di scelte di vita coraggiose, anche di consacrazione a te, anche di servizio all'umanità debole. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Fanno volontariato. Donaci, Signore, il cuore.
dobbiamo vincere le facili giustificazioni che ci frenano dal collaborare in parrocchia. Donaci, Signore, il cuore e l'occhio. Vogliamo che il Vangelo e la carità trasfigurino la nostra vita, rendendoci immagine di Cristo per tutti coloro che abitano accanto a noi. Donaci, Signore, il cuore e l'occhio. Signore Gesù, saremo giudicati sull'amore. Guardiamo alla tua tenerezza, alla tua compassione, alla tua misericordia, alla tua capacità di perdonare. Donaci il coraggio di inventare modalità per spezzare la malinconia degli anziani. Vogliamo imparare da te a sconfiggere la maledetta solitudine che ci fa ripiegare su noi stessi e a coltivare un cuore di veri fratelli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Sono un fariseo. Mi sono sentito giudicato e condannato da Gesù. Eppure io sono un praticante, una persona per bene. Non sono come gli altri che vivono la corrotti. Ora lo vedo lì. Caduto a terra. Vieni anche a me da dargli una pedata, come il piede da inveire contro i romani, contro gli immigrati, i lazzaroni, i carcerati, le prostitute. Poi incrocio i suoi occhi che schizzano pietà nei miei confronti, i suoi occhi di pietà, di misericordia per me praticante, e mi interrogo. Donaci, Signore, di convertirci al Vangelo. Questo tempo sia occasione per una maggiore intimità con te. Signore, accogli la nostra supplica. Fa che riconosciamo i nostri peccati e ci impegniamo nella via della penitenza e della carità. Signore, accogli la nostra supplica. Aiutaci a passare dall'osservanza esteriore delle pratiche a una vita piena di misericordia. Signore, accogli la nostra supplica. In questo tempo in cui siamo maggiormente in casa, dona alle coppie e alle famiglie di consolidare il loro amore, che ciascuno cerchi di rendere felice gli altri. Signore, accogli la nostra supplica. Signore Gesù, questa quaresima e questa quarantena ci trovi decisi nel cammino della conversione personale e comunitaria, perché il Vangelo risplenda nei nostri pensieri, nelle nostre opere e nelle nostre relazioni. Donaci la pazienza e la comprensione per le insofferenze dei nostri familiari, in questo strano tempo di rinunce e di croci. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Sedersi ai suoi piedi e ascoltare la sua parola. Sembrava liberare per noi nuove possibilità, il riconoscimento della nostra dignità femminile, ma ora piangiamo su di lui con un misto di pietà e di amarezza. E invece lui cosa fa?
le nostre responsabilità di madre. Ci dice di piangere sui nostri figli, spesso trasformati e naufraghi nelle tempeste di questo mondo. Siamo segni autorevoli, autentici per i nostri figli. Per le mamme che soffrono per gli errori dei figli e anche per noi peccatori, Dio risponda pietà di noi. Per tutte le donne illuse, maltrattate, picchiate e per le nostre indifferenze colpevoli, Dio di misericordia, pietà di noi. Per quando siamo confusi nei nostri sentimenti e viviamo un'affettività disordinata, Dio di misericordia, pietà di noi. Signore Gesù, anche quando i nostri occhi sono velati dalle lacrime, aiutaci a portare la nostra testimonianza di solidarietà e confidenza, come fanno in modo esemplare tante donne e tanti uomini che si dedicano al lavoro di cura negli ospedali, nelle case di riposo, negli ambulatori, nei centri diurni. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Santa Madre de Boifa, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Signore Gesù, quante persone cadono sotto il peso della croce. In essi intravediamo il mistero del peccato, dell'intreccio scabroso di ingiustizie, invidie e debolezze umane. Donaci di fermarci per sperimentare la luminosa possibilità di incontrarli anche dentro le fragilità, la fragilità nostra e dei fratelli, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. O Caifa, il sommo sacerdote che si è stracciato le vesti perché Gesù ha bestemmiato. Ora lui è umiliato e presto sarà ucciso. È stato sempre così e sarà sempre così. Meglio muoia lui e l'intero popolo.
scendessero a casa loro ad ammazzarsi, o le prostitute si vendano senza infastidirci. Esse sono ragazzine portate qui con l'imbroglio. Pazienza, che possiamo farci? Insomma, con tutti i problemi che ci sono, pensiamo a garantirci noi, e gli altri si arrangiano. Quanti pensieri spontanei ci distanziano da quel Gesù spogliato. Sia la tua parola ad illuminare i nostri pensieri, progetti, decisioni. Ora alimenti in noi la determinazione al bene comune, anche a costo di sacrifici personali. Guidaci con la tua parola, Signore. Sia il nostro battesimo a qualificarci come figli di Dio e fratelli. Rendici attenti agli insegnamenti della Chiesa, Signore. Sia lo Spirito Santo a vincere la nostra grettezza e a condurci a una maggiore generosità. Donaci il tuo Spirito, Signore. Signore Gesù, non vogliamo adeguarci a chi fomenta paura, conflitti, egoismi. I problemi sono complessi, ma come tuoi amati figli vogliamo portare nella società, nell'economia e nella politica la testimonianza del bene comune, con particolare riguardo per chi è oppresso e debole, malato e disabile. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre le vuoi fare che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato alla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Benedico la tua santa croce dentro il mondo. Sono un tuo apostolo, mi hai chiamato. Sono stato con te per 3 anni e ora da lontano ti guardo morire. Con te sognavo di cambiare il mondo e ora mi ritrovo a non capire chi sono. Forse questa è la mia prima missione, guardarti appeso alla croce, contemplarti come l'unica grande novità della storia. Dio è amore, e nel suo figlio si è rivelato come l'amore definito, che neanche la cattiveria umana, i nostri abbandoni, le nostre fragilità possono scalfire. Sei l'amore pieno, duraturo, incondizionato, puro, e io piango perché non ti amo a sufficienza. Donami la forza di pregare di più e meglio. In questi giorni rallentati non abbiamo scuse. Ti rendiamo grazie, Signore. Donami di riconoscerti nei fratelli inchiodati nelle loro croci. Ti rendiamo grazie, Signore. Donami di sentirti accanto, anche quando non ti vedo e la mia croce si fa pesante. Signore Gesù, ti contempliamo nei fratelli che portano le stimmate del loro dolore, ma anche del tuo amore. Dona conforto ai malati e a noi, dona di essere trasfigurati nella vita nuova, per la potenza della tua grazia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, le vuoi fare che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 12ª stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono Giovanni, l'apostolo dei giovani. Io mi sono fermato ai piedi della croce, accanto a Maria, e ho visto e rendo testimonianza. Ci amavi fino alla fine. Prima,
Durante la cena si era scelto il grembiule, ci aveva lavato i piedi. Voi mi chiamate il Maestro e Signore, dite bene perché io lo sono. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. E poi ci ha parlato del comandamento nuovo, del comandamento dell'amore, fino a dar la vita. E rendo testimonianza, è morto perdonando e amando. E in quell'amore ci sono dentro io e ci sei dentro anche tu. Ogni nostra messa sia gioiosa esperienza di comunione con Dio e tra noi. Questo forzato digiuno eucaristico ci aiuti a riscoprire la bellezza della messa. Sia lode e onore a te, Signore Gesù. Con l'offerta di Cristo impariamo a mettere sull'altare la nostra vita come sacrificio vivente, santo e a Dio gradito. Sia lode e onore a te, Signore Gesù. Fede e vita, Eucaristia e quotidianità, preghiera e lavoro, Vangelo e famiglia, siano in armonia. Sia lode e onore a te, Signore Gesù. Signore Gesù, siamo stati scelti come tuoi apostoli. Sentiamo la nostalgia di vivere l'Eucaristia come partecipazione al mistero pasquale, così da essere innestati nella vita trinitaria. Donaci di ritrovarci presto insieme, come comunità da te convocata, attorno alla mensa della parola e dell'Eucaristia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce e consegnato a Maria. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono Nicodemo. Per vergogna e per paura era andato da Gesù di notte. Poi lo avevo difeso nel sinedrio e sono stato zittito. Ora mi ritrovo accanto a Maria, ai piedi della croce, attratto dal suo mistero di amore, sconvolto per la durezza del cuore che ha portato a gridare crocifiggilo. Il mio cammino di fede è tormentato, come quello di tanta gente. Quanta inquietudine nel mio cuore che è un campo di battaglia. Maria, tu che stringi Gesù deposto tra le tue braccia di madre, accompagnami nella via della fede. Per i nostri fratelli che sono morti soli in ospedale, senza il conforto dei familiari. Signore, tu sei vita e salvezza, accogli nel tuo regno. Per dato il tradimento, la solitudine e l'abbandono. Signore, tu sei vita e salvezza, per coloro che hanno una ricerca di fede tormentata dai dubbi e sono stati scandalizzati dai nostri peccati. Signore, tu sei vita e salvezza, accoglimi nel tuo regno. Signore Gesù, alimenta in noi il desiderio di restarti vicino, come Maria che ti ha tenuto tra le braccia. Rendici capaci di restare accanto alle ferite e al dolore di ogni fratello che è sul nostro cammino, che nessuno muoia disperato. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quattordicesima stazione. Gesù viene posto nel sepolcro. Ti
ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono il centurione romano, quello che ha presidiato. E ora, dopo averlo visto morire in quel modo, lo ripeto ancora. Davvero quest'uomo è il figlio di Dio. Ora lo attesto. È stato chiuso nel sepolcro di Giuseppe d'Arimatea. Ma si può chiudere il figlio di Dio in una tomba? Se la morte vince, che senso ha la vita, il successo, l'impero? L'ho sentito perdonarci mentre lo appendevano alla croce. Ho udito la sua promessa di vita al ladrone. No, la morte non lo ha vinto. Aiutami a ripeterlo ogni giorno. Adesso è nell'ora della mia morte. Signore, io credo al tuo amore. Aiutami a testimoniarti a tutti coloro che sono nelle gabbie dell'egoismo, nella rassegnazione della divisione. Signore, io credo al tuo amore. Donaci la fantasia di accompagnare i nostri ragazzi e i nostri giovani nell'incontro con te, che anche questo strano tempo di famiglia sia occasione per vivere insieme la fede. Signore, io credo al tuo amore. Signore Gesù, tu sei ancora con noi, tu sei ancora con noi, e decidiamo di professare con la vita la nostra fede. Ci impegniamo a costruire relazioni di solidarietà vera, perché guardiamo al futuro con speranza e nell'attesa della tua piena manifestazione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre de voi fate, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dopo aver fatto il cammino di dolore assieme al Signore, iniziamo la celebrazione della Messa, e durante la Messa pregheremo per tutte le sofferenze che il mondo sta soffrendo in questo periodo, perché ci dia il Signore la forza di reagire, ma soprattutto possa venire la serenità, la gioia di aver superato questo momento difficile. Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, infondi la tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla tua parola di vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: torna Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene. Accetta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, non chiameremo più mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano, che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim. Io le sodisco e veglio su di lui. Io sono come un cipresso sempre verde, il tuo frutto è opera mia.
Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in sé, mentre i malvagi inciampano. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Diciamo insieme, Signore, Tu hai parole di vita eterna. Signore, Tu hai parole di vita eterna. Un linguaggio mai inteso io sento. Ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Signore, Tu hai parole di vita eterna. Nascosto nei tuoni, ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, contro di te voglio testimoniare. Israele, se tu mi ascoltassi. Signore, tu hai parole di vita eterna. Non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo, e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto. Signore, tu hai parole di vita eterna. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, lo nutrirei con fiore di frumento, lo sazierei con miele dalla roccia. Signore, tu hai parole di vita eterna. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è l'unico e non vi è altro all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore.
pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, e per il nostro la sua santa Chiesa. Guarda con benevolenza, Signore, questi doni che ti presentiamo, perché siano a te graditi e diventino per noi sorgente di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Innalzare un inno a te, Padre Onnipotente, e cantare insieme la tua lode. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione di Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi, unita agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli,
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettala a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formata al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. La forza del tuo spirito ci pervada corpo e animo, Dio, perché possiamo ottenere pienamente la redenzione alla quale abbiamo partecipato in questi santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora al termine di questa celebrazione preghiamo una preghiera proprio indirizzata dalla Chiesa per questo tempo di fragilità. O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza. Da te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita. Veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana, vivendo l'esperienza di una nuova epidemia virale. Affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigioni al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra loro. Sostiene con forza i medici e gli operatori sanitari in prima linea e tutti i curanti nel compimento del loro servizio. Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana, allontana da noi ogni male e dona fede salda a tutti i cristiani. Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo, affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica, perché tuo Padre sei l'autore della vita e con il tuo Figlio nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, viveremo nei secoli dei secoli. Amen. Maria, saluta gli infermi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Abbiamo contemplato, Padre, la passione e la morte del tuo Figlio. Infondi in noi il coraggio della fede e della testimonianza generosa. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Amen. E ci doni la sua infinita misericordia a Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Andiamo, grazie a Dio. Appena conclusa la Santa Messa celebrata da Don Gaspare Randazzo, un ringraziamento particolare va ai cantori della Chiesa Madre che ci hanno deliziato con i canti. Invitiamo tutti a rimanere a casa, noi lo staff di AM si prodigherà per fare quanto più possibile delle dirette delle Sante Messe. Grazie ancora, una buona serata.